Ho attentato e sono musicista, tra le altre cose. Ciao, Luigi Orsini, compositore elettronico della Notte Lunghi Coltelli. Ale Demonoide Lea, nato a Livorno il 7 luglio del 79, attualmente batterista come le puttane. Ah, per lo sportello mi chiami io molto. Bravo. Volevo buttare tutte le mie passioni al di fuori della musica come immaginario e riprendere in mano la chitarra e cominciare a cantare, che comunque è come ho cominciato ad approcciarmi alla musica. Che mentre ero in Zen comunque avevo già fatto un pochino di dischi di tour come chitarrista, e quando incontrai la batteria non avrei mai pensato che il futuro musicale della mia vita sarebbe stato indirizzato verso quello strumento. Con Cari mi sento in contatto perché è 2 anni che lavoro con gli Zen Circus, sono in tour con loro, e con Cari parlando in stanze albergo oppure in viaggio in furgone abbiamo scoperto di avere molti ascolti in comune, un background in comune abbastanza simile. Quindi ci siamo scambiati dischi, nozioni oppure anche semplici consigli, e lui aveva voglia di fare questa roba sua e un giorno me l'ha fatta sentire. Io ci ho messo le mani quasi per gioco, per scherzo, è nata una collaborazione che poi si è protratta nella Notte Lunghi Coltelli. Allora, sono stato coinvolto che sono entrato in amicizia lavorando come backliner con ragazzi, ci siamo trovati poi alla situazione tipo, ma perché mi fanno batterie talle, visto che comunque i piedini maledetti sono il loro vicino, una roba del genere. Sono abbastanza ossessionato dalla storia sin da quando sono bambino per vari motivi. La passione che ho per la storia credo che sia slegata dal concetto storico in sé, nel senso che sia io tramite la storia, forse sbagliando, riesco a capire quello che è intorno ora. E volevo dare all'immaginario e comunque uno spessore, magari è un parolone, che non è detto che ci sia lo spessore, storico a questo progetto. La Notte Lunghi Coltelli è un evento storico secondo me che è stato molto sottovalutato nei libri di storia contemporanea e nei libri interbellici, che comunque ha rappresentato un evento cardine per evolversi della Seconda Guerra Mondiale. L'ho scelto perché secondo me, se sapete cos'è stata la Notte Lunghi Coltelli, Pushrom, il processo di ascesa da parte della gente usando qualcuno e poi soffocarlo e farlo a pezzi quando vede che l'obiettivo che vuole raggiungere gli è bloccato, per avere accanto questa persona che l'ha aiutato a andare così su, è un processo che vedo sempre ovunque nella società, che possa essere la politica, lo sport, le relazioni fra gli amici. E dal punto di vista antropologico, uso un altro parolone, è una cosa che dal punto di vista evolutivo sarebbe dovuta scemare con gli anni, invece paradossalmente è un processo comunque relazionale che c'è sempre di più. E so che può essere frainteso come il nome, ma sinceramente me ne sbatte coglioni. Dalla fase testuale, Céline, infatti la musica è molto accredito che è credo, il romanzo più bello in assoluto suo. Ed è uno dei libri che mi ha, diciamo, non cambiato la vita, però fatto capire di come la letteratura potesse marchiare a fuoco il comportamento di una persona, nel senso che lo lessi a 13 anni e fu un bello schiaffo. Che comunque il nuce, il messaggio del libro è che in tutta la vita l'unico momento che riesci ad avere in fondo ai tuoi giorni è la morte, che insomma è abbastanza illuminante su molte cose. Vabbè, Tolstoi, Camus, Vabbè, soprattutto un amore per, diciamo, comune che abbiamo per la storia del Novecento, e quindi ci siamo trovati su questo fatto. Poi su artisti veri e propri che mi hanno influenzato per la stesura della musica, va bene, diciamo, prevalentemente musicisti elettronici, vedi Aphex Twin, primo su tutti, oppure anche roba tipo alla Outrecker, o insomma
buttarci dentro due generi che hanno fatto parte della mia vita, uno è d'accordo. Non è un disco hardcore, però delle influenze hardcore che fanno tutto quello che ho sentito, da Refused, Mi vedono l'arco della Blade in July, Si è capito The Rest of Spring Embrace, però fino a parte di sperimentare negli ascolti, che può essere, cioè, una fase dell'elettronica comunque ho avuto negli ascolti fortissimo, è stata l'Ambient. Philip Glass, Brian Eno, X-Men, la musica concreta, e poi il modo di sperimentare col rock, col metal, con l'industrial, con vari altri generi che c'erano, proprio come Ministry, Melvins, i Caos, tutti gli ascolti, diciamo, che ho avuto fin da ragazzino, che ho tenuto fino ad ora, che non sono tanti. Io ho perso la testa per i vari generi quando ero ragazzo, poi col passare del tempo certa roba l'ascolto di meno. Ci sono una serie di gruppi di generi che da quando ho 14 anni non ho 30 ascolto, e tuttora cerco di rimettere dentro questo gruppo. Il progetto è partito in un modo molto più sperimentale, con inizio era una cosa molto più estrema, più alla Sanno, alla così, poi piano piano diventava un'altra cosa. E poi il bello di quando fare cose è quello. Beh, sicuramente Lelli, cioè di lato pestone sempre, no? Perché al di là di aver potuto fare, prendere anche, apprendere da altre band dove ho avuto a che fare, quindi se c'è da essere un po' più poppy, un po' più rock, riesce, però lì mi ha chiesto proprio Ale Talleggia. I pezzi sono tutti in italiano, sono uno in sardo e uno in francese. Il francese perché è la mia lingua preferita, perché tutta la parte della letteratura che amo, la maggior parte è francese. Il sardo perché io sono sardo nonostante la parola toscana. La Sardegna è una regione che ha nel cuore in modo fondamentale nella mia vita, nel senso che credo sia la parte più importante, slegata dalla musica, delle altre passioni che ho, per me rappresenta tutto. È un pezzo un po' azzardato, secondo me, perché è un pezzo ambiente sludge in sardo, non è detto che... Però è uno dei pezzi miei preferiti del disco, tra l'altro. Molti pensano che sarà portoghese o spagnolo, di sicuro, quando lo sento. Pet Shop Boys, The Date With Elvis, The Cramps, Radioactive e Metallica, Mattisco Deo, commenta in stella di Magnets, disco nuovo di Bologna Violenta, ho comprato online ma non è ancora arrivato perché sono imbranato, l'ultimo di Motion Messi in White. Ale, mi piace il demonino, devo essere onesto, perché io sono alto ma non faccio molto. E credo spaventosamente più il Karim, anche se non si direbbe, però anche Ezio è una bella fogna, e poi ci sono io che sono il serpente, cioè io più mangio più cago, però rimango così. Ezio più bello è Karim, indubbiamente Ezio, anche se c'è il fascino latino del Karim, cioè che è un po' mediterraneo tunisino, non si capisce, cioè se uno come Karim, moro così col baffo un po' ti... Ora, il primo posto che mi viene in mente in Russia, cioè quello prende tutta l'Italia. E per questa volta direi che potete tranquillamente passarci sopra. Compreso il furgone. E questo lo dovete dire voi. No, credo che Izzo è anche un professore, cioè... Boh, credo che per varie cose ognuno ha avuto un'intelligenza migliore dell'altro. Io sono molto analitico, molto razionale. Ale ha un'intelligenza pratica allucinante, enorme, e Izzo è una persona che riesce a capire le persone, e non è una cosa molto facile. Io per esempio ce l'ho fino a un certo punto, mi lascio prendere molto dal... Purtroppo questo è un difetto enorme che ce l'ho quando sono un ragazzino, che mi lascio prendere molto dal primo impatto con quelle persone, e spesso sono diventato amico con ragazzi e ragazze dopo anni, perché mi stavo sicuro io in maniera enorme dall'inizio, e... questo tempo, diciamo, per digerire le idiosincrasie che pensavo ci fossero con i nostri caratteri.